schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli, che per quanto mi riguarda è inutile, però ve lo porto uguale visto la grande richiesta di un glitch in solo, tutti che vogliono sto glitch in solo. Guardate bene la targa ragazzi. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un bunker, però partiamo per gradi e capirete bene il tutto, e di un'attività recente. Andiamo verso il bunker, facciamo aprire il bunker, pigiamo doppio tasto PS e schiacciamo avvia GTA Online e rimarremo 60 secondi in questa schermata. Tornando all'utilità di questo glitch, secondo me è inutile questo glitch, però tutti che mi chiedono dei glitch da fare da soli sapete che io sono più propenso a portare glitch validi, però visto che insistete tanto ve l'ho portato. Dopo 60 secondi pigiate il tasto cerchio, vi farà quella schermata che avete appena visto e riavviate un'altra volta le attività recenti, e una volta fatto quello pigiate cerchio, andate su starter pack e ora vi potrete lanciare fuori dall'auto. Se non andate su starter pack non vi lancerete fuori dall'auto, questo ve lo dico prima ragazzi. Una volta fatto ciò avrete la vostra auto off radar, non si vede in mappa, potrete salirci ma l'auto non camminerà ragazzi. Ho provato ad agganciarla con il cargo, Bob ha fatto le peggio prove, però non funziona. Quindi l'unica cosa che potete fare è chiamare il centro operativo e metterlo davanti alla vostra auto. Quindi andremo a mettere il centro operativo posizionato davanti alla nostra auto, e dentro al centro operativo dovete avere un veicolo, un'auto di strada, una LGR H8, insomma quello che cazzo volete voi. Io sono propenso per avere una LGR H8 se volete fare questo glitch. Quindi a questo punto salirete di nuovo sulla vostra auto e pigerete freccia destra ragazzi. Una volta pigiato freccia destra schiacciate cerchio e vi potrete muovere liberamente con la vostra auto. Vi dirigete nella vostra base operativa, lasciate l'auto fuori dalla base operativa e entrate nella base operativa. Ricordatevi la targa ragazzi, entrate nella vostra base operativa e nella vostra base operativa dovrete avere una BMX, una bici qualunque. Per questo io dico che è un glitch inutile, dal momento che per mettere una BMX o una bici nella vostra base operativa serve un amico, secondo me è più valido l'altro. Quindi a questo punto, quando siete nella base operativa, premete X, non dovete premere R2 per accelerare, e premete X, vi dirigete verso il cannone orbitale e dovete far comparire la freccia. Quindi compare la freccia. Quando siete sulla BMX o sulla bicicletta premete freccia e R2 contemporaneamente, spawnerete fuori dalla base operativa senza bicicletta. A questo punto salirete in auto e come per magia l'auto cambierà targa, avrà una targa invisibile. Qui che cosa dovete fare per assicurarvi la duplicazione ragazzi? Chiamate il centro operativo e andate al centro operativo. Per questo vi dicevo che dovete avere una LGR H8 dentro il centro operativo. Una volta davanti al centro operativo entrate nel centro operativo, fate lo scambio dei veicoli e questo clone sarà vostro, questo clone con targa invisibile sarà vostro. Quindi una volta fatto questo uscite e potete mettere la vostra auto duplicata in un qualsiasi garage o nella base operativa. Io adesso vado nella base operativa e la metto nella base operativa. Come andremo a vedere, l'auto
che nel mio caso era un'auto di strada, io avevo un'auto di strada dentro il centro operativo mobile, è andata a finire dentro la base operativa, al posto di dove avevo la bicicletta. Quindi a questo punto andremo a sostituire quell'auto lì. Io entro nella base operativa, sostituisco l'auto. Ragazzi, il glitch è questo. Secondo me è molto inutile, però visto che insistevate nel volere un glitch da soli, io ve l'ho portato. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.